Buonasera Daniele Emanuelli, 29esima puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata ieri invece la 30esima giornata del campionato d'eccellenza Girone B, che ha messo in cascina ben 6 vittorie interne e 2 vittorie esterne con ben 28 gol all'attivo. I più importanti, quelli del Rimini al Romeo Neri per 4-0 ha trionfato contro il Faenza, vendicando così anche la sconfitta dell'andata per 2-0. Quella volta fu la prima sconfitta in stagione in assoluto per il Rimini Calcio. Questa sera diversi servizi, affronteremo diversi temi, lo faremo con i nostri ospiti. Iniziamo a presentare alla mia sinistra l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Ringraziamo l'ufficio stampa del Rimini e la società per la disponibilità dell'ospite biancorosso di questa sera, il centrocampista Luca Valeriani. Buonasera a tutti. E infine l'ho battezzato nuovamente, l'avvocato del diavolo, ovvero Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, andiamo a vedere adesso con Stefano Papini quello che è successo nel dettaglio nel 30esimo turno del campionato d'eccellenza Girone B con risultati e classifica. Ci aiuta in questo momento la regia, questi risultati: Bellaria e Giamarina Castrocaro 3-2, Gran Amica Classe 0-0, Progresso Corticella 0-0, Rimini Faenza 4-0, Savignanese Faro 6-0, Cervia Fiadiccione 1-2, Sant'Agostino Marignanese 2-0, Argentana Massa Lombarda 3-0, San Pierana Real Sallà 2-0, Hold Meldola, Sasso Marconi 1-2. Andiamo a vedere la classifica, la graduatoria dopo il 30esimo turno, lo ricordo ancora una volta, il Rimini continua a comandare con un più 14 sul Sasso Marconi, 76 punti della formazione biancorossa contro il 62 del Sasso Marconi, Classe a terzo posto con 56, poi seguono Fiadiccione 52, Castrocaro e Gran Amica 47, Savignanese 46, Massa Lombarda 44, Faenza e Marignanese 43 punti, Argentana Real San Lazzaro 40, Sant'Agostino 39, Progresso 38, San Pierana e Corticella 33, Faro 27, Cervia 25, Old Merdola 20, Bellaria e Giamarina, che torna a sperare grazie alla vittoria di ieri contro il Castrocaro per 3-2, fanno di coda a quota 20 punti. Torniamo in studio. Allora Renzo, questo è un campionato, tu più volte l'hai detto nel corso di questa stagione, dove davvero le difese si mostrano poco attente. Addirittura nella partita di Savignanese e Faro possiamo dire che si è giocato a tennis, 6-0 per la Savignanese. È chiaro che il campionato, io l'ho sempre detto da quando ho cominciato la trasmissione, che i campionati li vincono quelli che veramente subiscono di meno. Infatti le squadre che hanno subito molto si trovano tutte in bassa classifica. Vedi il Faro, vedi il Bellaria, diciamo, sono squadre che veramente hanno subito dai 50 ai 70 gol. Quando una squadra subisce questi gol, cosa pretendi? Niente, solo una retrocessione. Mentre invece il Rimini è una delle migliori difese del campionato assoluto e poi il miglior attacco. E diciamo che quando hai questi ingredienti arrivi lontano. Luca, questo è un campionato sicuramente importante, strepitoso per voi se vediamo i punti, la classifica, state dominando in largo e in lungo, ma a questo punto della stagione, ricordiamo, 30esimo turno di campionato, ti aspettavi un più 14 su Sasso Marconi? No, guarda, più 14 sinceramente non ce l'aspettavamo, perché ha sempre lottato e ribattuto colpo su colpo il Sasso. Però fortunatamente per noi ha avuto un periodo di flessione e di calo dove noi siamo riusciti ad accumulare questi punti che ci danno più tranquillità anche nel lavoro settimanale, nell'andare ad affrontare le gare che ci mancano da qui alla fine, ecco. Emanuele, prima di lanciare il primo servizio della serata, mi rispondi in maniera, come piace a me, diretta e schietta: ti sta entusiasmando questo campionato da parte della formazione dei Rimini? Ma mi sta entusiasmando da un punto di vista di quello che sono i risultati, ma diciamo anche del gioco che Rimini esprime. Sì. Non manca nulla per entusiasmarsi, manca la categoria purtroppo. E diciamo che l'ambiente che si respira allo stadio non è frizzante, non è spumeggiante, non è esaltato come magari è stato in altri momenti. Adesso commentavamo con Luca le immagini della vittoria
E la sigla praticamente è montata sulle immagini, sì, di una vittoria in Serie D per tornare in Lega Pro, stadio pieno, quindi molto entusiasmo, molto, molto tifo, molto calore, molto colore. In questo momento non c'è questo tipo di approccio alle gare. Non credo che si possa ottenere la partecipazione della città, quel tipo di approccio alle gare, quel pathos, quel sistema che si viene a creare in certi momenti in eccellenza, cioè vincendo un campionato di eccellenza. Cioè c'è una parte di città che ha più o meno coscientemente scelto di starsene ai margini. Io parlo di una parte di città come tifo, diciamo, certo, come persone che partecipano. Cioè per molti l'eccellenza è stata un'avventura fatta di televideo, dove c'è nella pagina regionale, nei meandri praticamente, sai il giovedì i risultati della domenica prima. Io ho molti amici, molti colleghi anche che erano abbonati nei tempi della Serie B e lunedì vengono a sapere i risultati prima perché glieli dico io. E questo è. Poi è chiaro che non si può togliere niente alla prestazione della squadra da un punto di vista tecnico, tattico, di quello che si vede in campo. Ieri è stata demolita una formazione come il Faenza, che per quanto riguarda l'eccellenza è una squadra di tutto, diciamo, di tutto rispetto, no? Metà classifica, con un pelo anche di ambizione in più, in mezz'ora 4 gol, cioè una potenza devastante, li hai demoliti. È chiaro che la stessa potenza ottenuta in un campionato superiore, in un momento diverso, diciamo, a livello di entusiasmo, ti porta a vivere in maniera diversa tutta la situazione. In questo momento questo entusiasmo è difficile toccarlo. Spero che si ricreerà almeno in prossimità della partita X, in cui ci sarà il salto di categoria. Allora lì sarebbe bello riuscire la cosiddetta domenica di festa, no? La cosiddetta domenica di festa. Esatto, almeno nella domenica di festa tornare ad avere quelle immagini che abbiamo visto nella sigla. Allora, io dopo da te voglio un approfondimento, perché il primo servizio della serata, non a caso ti ho fatto questa domanda, è dedicato ad alcune perplessità che i tifosi e alcuni addetti ai lavori hanno, nonostante il Rimini stia nettamente trionfando in questo campionato. Il perché? È stata, diciamo, un'indagine fatta, svolta anche sentendo il parere di alcuni tifosi, lo andiamo a scoprire attraverso il nostro primo servizio. Nelle ultime puntate, analizzando i Rimini, ci siamo accorti di vedere la squadra biancorossa al primo posto della graduatoria, da 11 a 14 punti di vantaggio su Sasso Marconi, che era tra le squadre che lamentava ad agosto la presenza di Ricchiuti e compagni nel girone, alzando forse fin da subito, assieme a Massa Lombarda e compagni, bandiera bianca. I tifosi contenti sono pochi, pochi ancora hanno digerito l'attuale categoria. Vincere, nonostante il cospicuo vantaggio, non rappresenta una vittoria dell'ambiente, ma una semplice formalità. Molti tifosi ancora disertano lo stadio amico, le presenze a neri si contano sulle dita di una mano e nonostante il dato di 1810 abbonati, rimane da capire se c'è convinzione, credo, tra questi o solo una benevole banconota da presentare il personaggio. Il progetto Grassi convince, i malini dicono che l'eliminazione della Coppa Dilettanti sia stato frutto di un risparmio, onde evitare ulteriori spese. Ma Tamai ha destato proprio in diretta da noi le proprie perplessità. Noi la volontà era di andare avanti, chiaramente. Ripeto, siamo incappati in un mercoledì dove, tanto l'avete visto tutti quanti, i ragazzi erano all'osso. Come ho detto prima, mi ripeto, non è una giustificazione. Abbiamo fatto una gara brutta, sono cose che succedono. Lui prima ha fatto l'esempio della Juventus, la Juventus è andata a Genova, ha preso 3 gol. È cappata in una giornata completamente storta. È un paragone stupido, chiaramente, però è questo, è per, un po' per far capire, i ragazzi ce la mettono sempre tutta. Se vedete, anche Scotti ha chiesto scusa a tutta la piazza, cioè lo sappiamo che l'uscita è stata un'uscita chiaramente non per il blasone della Rimini Calcio. Poi attaccandomi al discorso del mister, il mister ha fatto un discorso simile al mio, nel senso che comunque vada avevamo anche un'altra situazione che è quella più importante del campionato, è importante anche la Coppa, però chiaramente, ripeto, non è un dramma, anche se ci siamo rimasti male, cioè non è che siamo qui a gioire perché siamo andati fuori dalla Coppa. C'è chi ancora oggi non è convinto del gioco di Mastro Nicola. Nonostante i primati in classifica, c'è chi si affida alle parate di Scotti, che invece abbraccerebbe Ricchiuti per un progetto futuro, forse no. A quando la risposta anche sul futuro del campione argentino? Con Adrian di queste cose non abbiamo, ti dico onestamente, ancora neanche chiacchierato. Adrian sceglierà lui, tanto c'è lui a casa, nel senso che può scegliere se vuole continuare, se vuole smettere, se vuole saltare al di là della scrivania e provare altre cose. Cioè, a piena libertà di scelta, perché ci consulteremo a breve per queste cose qui. Secondo me Ricchiuti è un,
è fondamentale, perché tanto la città l'ha sempre vissuta ed è un personaggio per Rimini importante. Allotti rappresenterebbe il futuro. È noto l'interesse di club di categorie superiori, ma c'è chi desidererebbe vederlo crescere a Rimini, magari spiccando in volo in un secondo momento come successe qualche stagione fa a Filippo Berardi, oggi al Torino. Ma oggi l'interrogativo è il seguente: siamo contenti di questo Rimini del gioco espresso? Siamo contenti dei relativi giocatori? Oppure solo per la forza mostrata in questo campionato si vuole dimenticare i reali problemi che ci sono? Fare in fretta e furia una rosa allo stile in quattro giorni non è impresa facile. I ritocchi eseguiti nel mercato invernale hanno prodotto un dispendio di energia in termini fisici ma anche di cassa. Valori, Moretti, Bacchiocchi e Guiebre saranno giocatori in grado di fare la differenza anche in Serie D? Il baldaccio Bruni ha già chiarito quello che nessuno vuole ammettere. Il Rimini, pur giocando con seconde linee, ha dimostrato di non avere giocatori all'altezza di affrontare una squadra che rimane d'eccellenza. E se le seconde linee dovessero essere queste anche in Serie D, non sorprendiamoci di ricevere ulteriori sberle, chiamate sconfitte. Allora, Emanuele ed Renzo, qui dopo voglio sentire anche Luca, però a Luca innanzitutto gli faccio i complimenti, ribadisco, per il campionato fatto. Queste sono altre valutazioni che noi vogliamo essere cattivi e vogliamo andare a pescare. Emanuele, in questo servizio io dico, attenzione, i tifosi, anche avendo fatto un'indagine proprio con delle domande, non sono tanto contenti perché già una settimana fa ti arrivò una domanda in diretta dove un tifoso disse: io sarei stato più contento se Rimini fosse partito in Serie D. Tu hai dato secondo me una bellissima risposta dove hai detto: ci sono state delle problematiche in eccellenza, delle cavolate fatte anche in eccellenza a livello di scelte, figuriamoci se partivamo in Serie D dove l'avremmo pagate sicuramente care. Ad oggi ti voglio chiedere quanto sia contento il tifoso di affrontare questa categoria e quanto secondo te ci potrebbe ritrovare l'entusiasmo per un'eventuale Serie D, se ci dobbiamo aspettare a livello di dati gli stessi vissuti con De Meis per intenderci 3 anni fa. I dati intendi presenti, paganti, queste cose tutto, qua? Sì. Ma se guardi il numero di abbonati e lo sommi ai 200 e passa... e paganti che abbiamo tutte le domeniche, siamo già a quel livello lì da un punto di vista della carta. Okay. Diciamo che da un punto di vista pratico sicuramente molti abbonati in questo momento stanno disertando, non tanto lo vediamo, ieri lo stadio, adesso non voglio usare parole troppo forti, troppo avvilenti, però ieri lo stadio non era sicuramente degno di nota, no? Da un punto di vista statistico in merito a colore e calore. Se un domani si fa una graduatoria dei momenti in cui il Neri ha dato spettacolo vincendo un campionato, questo non è sicuramente un momento in cui andremo a prendere delle foto, dei momenti da tenere a mente. A parte la curva che continua a essere presente, il resto dei settori si presentano abbastanza maluccio. Quindi io credo che il passaggio alla Serie D sia vissuto da tanti tifosi come il minimo sindacale per dare anche quel po' di pathos alla situazione. Sì. Potrebbe aiutare molto l'anno prossimo un campionato dove magari ci sono molti derby, dove ci sono molti scontri tipo Rimini-Ravenna, esatto, per intenderci, che puntano anche molto sul campanile. Se tu cominci ad avere nello stesso girone Ravenna, Vispesaro, ma magari un Forlì, mettiamocelo anche. Ci potrebbe essere Ancona o Fano, una delle due anche. Ancona o Fano, e qualcuno addirittura sogna un Cesena, perché sì, c'è tutta una serie di motivi, di esatto, sì. Però queste sono cose ovviamente fantasiose. Non auguro sicuramente al Cesena di passare situazioni extracampo, perché noi ci siamo passati, sappiamo cosa vogliono dire. Si fa per dire che il tipo di pathos, il tipo di attaccamento all'avventura del Rimini dell'anno prossimo sarà anche molto, secondo me, in funzione del tipo di avversari che andremo ad affrontare. Qualcuno sicuramente dirà: ma noi vogliamo provare a vincere il campionato, allora il girone sud è più abbordabile perché magari le squadre sono meno forti, no? Meno tattiche, meno qui, meno là. Però se noi abbiamo un girone fatto di Venafro, tutte queste cose qua, ci siamo già passati. Tu ti tieni stretta la base del tifo, certo, però non riesci a portare, capito, gente che ha voglia di entusiasmo, che ha voglia di divertirsi, esatto, che ha voglia di entusiasmarsi. Hai centrato perfettamente quello che volevamo dire noi nel servizio. Qui ci sono tante funzioni, cioè ci sono tante situazioni che devono convergere verso quello che è un obiettivo. La squadra non è secondaria, perché comunque devi avere una squadra all'altezza. Tamai l'altra volta ha detto che ci saranno minimo 3 acquisti di livello, 3 acquisti di un certo peso. Non sappiamo ancora quali saranno i 13-14 confermati, poi arriveranno tanti giovani su cui verrà fatta una scommessa. Cioè, anche quello è un fattore importante, perché una Serie D, anche con gli avversari giusti, fatta, non dico come il Bellaria di quest'anno, ma un campionato alla Sant'Agostino,
a Rimini non... non verrebbe accettato, è questo. È difficile che la gente porti entusiasmo. Poi è chiaro che i soliti, lo zoccolo duro ci saranno, ci siamo adesso, ci saremo anche l'anno prossimo a qualunque costo. Però se vuoi la città dietro, comunque qualcosa deve esserci in più. Ti chiedo di non andare sulla società perché tra poco arriveremo anche a toccare quello del secondo servizio della società. Mi rispondi solo a una domanda che ho messo anche nel servizio. Se la società parte con le conferme di Scotti e Ricchiuti, tu da tifoso, ti travesti da tifoso, ci andresti allo stadio e faresti l'abbonamento? Ma io sono un tifoso del Rimini, io l'abbonamento lo farei comunque. Però quello che a me mi preoccupa, onestamente, ormai Ricchiuti ha una carta d'identità nei suoi confronti alquanto spietata. Diciamo, non ti discute, la classe di Ricchiuti è inconfondibile, però ho detto sempre che ormai lui veramente ha dato tanto al calcio. Scotti è un portiere che dà una garanzia, sono due giocatori importanti, però anche loro hanno un'età abbastanza importante, come ha detto Ricchiuti, però Scotti è un portiere veramente importante. Però dipende il prossimo anno quale campionato il Rimini andrà a fare, perché devono giocare anche gli under. Sì. E lì è importante, la scelta deve essere un po' fatta proprio con una certa correttezza e con una certa intelligenza, perché Scotti è un portiere che alla fine di un campionato ti dà minimo quei 5-6 punti, quando un portiere ti dà 5-6 punti per loro il giocatore è una garanzia, sì. E il giovane invece te lo può far perdere. Ecco, qui bisogna fare una riflessione agli detti lavori con intelligenza. Però onestamente, come ha detto l'amico Pieroni, il Rimini il prossimo anno andrà a fare un campionato importante. La gente di Rimini, i 2000 tifosi, sono stanchi di soffrire alla domenica. Vogliono una squadra che gioca il calcio, che si diverte. Il prossimo anno quale campionato andremo a fare? Un campionato di transizione o un campionato di vertice? Perché facendo un campionato di transizione rischi anche di retrocedere. Sì. È brutta la parola dirlo, però il rischio c'è. E sarebbe comunque una retrocessione sul piano del morale se fai un campionato al decimo posto, questo lo dice. E Rimini non può fare il prossimo anno un campionato di transizione, deve fare un campionato almeno di vertice per lottare, perché Rimini è una piazza importante, la gente è stanca, da una parte sono in parte il 50% la partenza di Grassi partita dall'eccellenza o dalla Serie D. Per me, onestamente, da intenditore di calcio, posso capire che onestamente può fare anche bene partire dall'eccellenza. Ha fatto una società seria, perché Rimini ha bisogno di questi personaggi, perché probabilmente se non c'era Grazzi e compagni, probabilmente quest'anno Romeo Neri si giocava forse gli amatori. Sì. Questo è il punto importante. Sono d'accordo. Diciamo che Grazzi ha fatto una scelta, secondo me, anche oculata. Mirata. Però, onestamente, è il futuro del Rimini Calcio. Che mi preoccupa. Che proprio Grazzi metterà le mani al cuore e la mano al portafoglio, e questo è il mio punto interrogativo. E io ti voglio fare un'altra domanda, rispondimi qui, però velocemente, perché poi voglio sentire Luca e mandare il secondo servizio. Un giocatore in particolare, tu parlavi di giovani prima, la scorsa puntata, ho sentito bene quello che ha detto Emanuele, dava come consiglio a Darlotti, nonostante ci siano squadre che vogliano, che lo stiano seguendo, squadre importanti, quindi al contrario di quanto ha affermato Tamai, che rimaneva sorpreso, invece assolutamente ci sono delle squadre importanti dietro di lui. Consiglieresti a Darlotti di rimanere un altro anno a Rimini, di farsi l'osso in Serie D, oppure di provare il grande salto? Onestamente il grande salto, un giovane quando ha la fortuna di partire deve partire, perché Darlotti ha tutti gli ingredienti per fare carriera e lo dimostra i suoi 10 gol che ha fatto. È un ragazzo giovane, preparato e una bella punta. È chiaro che non è facile rimpiazzarlo. Ripeto, in Serie D i giovani fanno la differenza. Luca, abbiamo parlato di rosa, tu sei pronto per affrontare nuovamente un campionato in Serie D come hai fatto qualche anno fa? Ma quello sicuramente me lo spero e lo auguro un po' anche per i tifosi, perché sono d'accordo quando appunto si fanno questi discorsi. Io ero tifoso da piccolino, andavo allo stadio e da riminese comunque capisco che la piazza richiede un determinato tipo di campionato, esatto. Sì, per la PIL, per portare gente allo stadio. E che comunque Rimini non è la piazza dove dici mi posso accontentare. Bravo. Bisogna sempre cercare di fare qualcosa di più. E quindi niente, l'augurio appunto di riuscire a fare un campionato importante anche il prossimo anno. E questo, ecco. Qui mi piace Renzo, qui mi piace. Ha ragione Valeriano. Ma è questo che voglio fare, scusami Gerenzo, è questo che voglio far arrivare ai tifosi a casa. Bravissimo Luca, perché questa Valeriano è la risposta che vogliono sentire i tifosi. Valeriano è stato un grande in questo momento, sì, perché sì. Ha dimostrato che sì, è un riminese, sì. Perché la parola transizione è a rischio. Sì, mi è piaciuto. Hai capito? La parola transizione, ripeto ancora, è a rischio. Hai ragione. È a rischio, perché Rimini non ha più il campionato di transizione, ha fatto la B,
Allora, cerchiato anche di andare in Serie A. Mi vuoi fare un campionato di vertice e loro te la puoi giocare. Sì. La transizione è una parola, secondo me, bruttissima. Mi è piaciuto anche a me quello che ha detto Luca, volevo arrivare proprio qui e ha centrato in pieno, proprio, centrato in pieno l'obiettivo. Bravissimo Luca, andiamo a sentire il secondo servizio, perché tu prima chiedevi appunto la società ti convince o non ti convince, andiamo a scoprire il nostro servizio. Per affrontare un eventuale campionato in Serie D ci vuole una società forte economicamente, perché ci sono costi elevati. Per evitare spiacevoli figuracce dobbiamo chiederci se questa società è veramente pronta ad affrontare al meglio la Serie D, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Se si sarà pronti, ben venga la squadra per la risalita alla china. Il Rimini dovrà fare una Serie D dignitosa e non deve andare allo sbaraglio. Non ha senso accedervi per poi fare un campionato in sofferenza. Ci devono essere i mezzi tecnici ed economici per fare almeno un campionato tranquillo. Insomma, da neopromossi è sempre un'incognita che lascia perplessità, perché la squadra parte con l'obiettivo di preparare una categoria e poi si ritrova in un campionato maggiore. Un dettaglio non da poco che porterà a cambiamenti in corsa da non sottovalutare. E non è detto che a campionato in corso, per l'appunto, si trovi il valore o i valori della situazione. Il tifoso biancorosso ha odiato come non mai seguì gli spareggi di Terni per essere promossi in Lega Pro. Amerebbe poco vedere le figuracce iniziali viste all'opera nell'ultima Serie D, quando le sberle di Este e Fiorenzuola servivano per mandare via alcuni giocatori considerati non all'altezza. C'è una domanda che Baldisseri segue a tamai nel corso della nostra ultima puntata. Siamo sicuri davvero che questo Rimini, caro Pietro, possa aspettarvi? Che se hai una società solida e cresci nel calcio e hai la conoscenza, cioè, diciamo, di questo sport, perché chiaramente se non ne sai niente non è il caso. Vagnati è cresciuto, come è cresciuto il direttore sportivo per esempio, cioè del Napoli, che era Carpi, che ha iniziato anche lui, Giuntoli, ha iniziato anche lui da queste situazioni qui. Una volta tocca iniziare. Sarri ha allenato dalla terza categoria alla Serie A. Si deve iniziare, si deve sbagliare, si deve migliorare. Poi se uno chiaramente sbaglia e toppa che non capisce niente, se ne sta a casa. Cioè, fondamentalmente è questo. Però credo che la gente voglia toccare con mano, non tutti hanno la fortuna che abbiamo io e pochi altri che possono ogni tanto interloquire con voi e conoscervi. La gente da casa, quando vede che siete motivati, sì, cioè che tu dici non me ne frega se non ho esperienza, la faccio e vincerò il campionato. Questo la gente ha piacere di sentire. Assolutamente, poi non noi, noi cioè, se siamo qui è perché c'è la volontà di far bene, cioè, non siamo qui solamente cioè, per fare un giro o dire siamo qui a Rimini e che bello. Io, come ho detto prima, sono di Rimini. Se fossi uno che viene da Ancona, Napoli o Salerno, magari uno dice è di passaggio, fa un anno, fa due, ne fa tre, ne fa uno solo e se ne va, amen. Io ci tengo alla mia città, alla mia faccia soprattutto, perché comunque vada, è questo qui, ecco. Sicuramente ci sarà più tempo per preparare la stagione, ci sarà l'orgoglio riminese a farla da padrone, ma occorrerà costruire una rosa composta da un numero giusto di uomini che non porti particolari sborsi e che possa davvero centrare l'obiettivo. La Serie D, come l'eccellenza, dovrà essere solo un passaggio, ma questa volta, nel caso arrivassero 11 o 14 punti di distacco sulla seconda, non sarebbe più una formalità, ma finalmente la vittoria di tutti verso il rientro tra i professionisti. Allora, ascolta bene questa domanda, Emanuele, io improvviso sempre in diretta, perché poi quando siete qui c'è anche modo di analizzare, io per la prima volta ho modo sì, di... Stasera mi sento un po' come agli esami di maturità, no, cioè, mi fai il cappello alla domanda e così adesso ti bastono. Lo sai che improvviso tutto, non preparo niente da casa, mi piace essere proprio spontaneo e spero che questi tifosi lo apprezzino, come apprezzino anche i colleghi la nostra trasmissione, perché so che è seguita molto. Tra l'altro ieri è successa una bellissima cosa, quella che tu mi hai raccontato, che sei andato a fare un giro al parco di Rimini, al parco Marecchi, ti hanno fermato in 5-6 per farti i complimenti. Questo chiaramente mi riempie ancora di più d'orgoglio per il lavoro che stiamo facendo tutti. Oggi tu mi dicevi che... Scusa, oggi ti interrompo, oggi io ero in Piazza Ferrari, un signore, una bella donna a fianco, mi si è avvicinato, posso fare i complimenti a Baldisseri? Continuo così. Un signore che io non conosco, non so. Forse ti voleva affidare alla sua donna, forse, no? Probabilmente no. Andavo io. Questo è uno che segue la nostra trasmissione. E no, fa piacere. No, mi fa piacere. Signore che io non conosco, Mi fa piacere perché ci sono stati anche alcuni colleghi che ho parlato in settimana, ho avuto modo, ci sono stati anche molto carini che mi hanno chiamato quando stavo male, si sono fatti sentire. Mi ha fatto piacere, insomma, mi ha riempito d'orgoglio perché sai che stiamo facendo grossi sacrifici, lo sai tu. È chiaro che la nostra trasmissione non è una trasmissione da tifoso, questo sia ben chiaro. No. Noi diciamo quello che pensiamo. Certo. Con massimo onestà.
con massima sincerità. Infatti, io qui non è che voglio fare... Qui non siamo tifosi, no. Qui siamo allo stadio. Adesso dopo ho delle domande cattive anche per Luca, Adesso Luca non mi guardare male. Dopo tocca anche a te, improvviso, tocca a me. Improvviso anche con te. Ma allora, ascolta bene questa domanda che riflettevo proprio in questo momento mentre riascoltavo il servizio fatto qualche giorno fa. Allora, io non ero presente qui lunedì, però c'è una perplessità che mi lascia Tamai quando dichiara a un certo punto, parlando alle telecamere: io sono riminese e quindi ci metto la faccia, ci tengo a fare bella figura. Benissimo, sono d'accordissimo con te, se fossi Grassi ti applaudirei, però non mi piace una cosa, nel senso che se Rimini, come dice Renzo e come dici tu da tifoso, deve fare un campionato da protagonista, non da transizione, cioè aspettare 2 o 3 anni per fare il salto in Serie C, io la chiamo ancora così, non puoi dirmi che tu devi fare esperienza anche tu nel calcio, che devi magari crescere come ha fatto Giuntoli o altro. Perché se non sei in grado tu stesso di capire, di poter acquisire giocatori importanti per la Serie D, ti fai da parte. Io ti faccio già un nome che sarebbe già disponibile domani mattina ad accettare il progetto Rimini, perché secondo me è un nome più appetibile e ha anche esperienze, nessuno dovrebbe aspettare nulla, che è quello di Gianluca Stambazzi. Questo è un nome che faccio io, è una considerazione personale che faccio io. Allora io ti chiedo, è giusto quello che ha detto anche Pietro, lasciatemi sbagliare, lasciatemi fare esperienza? Tu da tifoso, penso che come detto prima, non è che gradiresti tanto vedere Rimini che arriva a 10° in classifica in Serie D. Sì, allora, io non credo che lui, adesso non è che voglio fare l'avvocato. No, no, ma tu sei libero di dire, però io l'ho ascoltato quella riflessione, la voglio dire io. È chiaro che uno non ti può dire, cioè nessuno ha il potere di venire qui e dire: signori, farò una squadra vincente e vincerò il campionato. Questo non lo potrà dire neanche Stambazzi. Nel senso che nessuno ha la capacità ti ho fatto un nome di un direttore che se... Ecco, io ho usato quel nome, certo, perché altri nomi magari non mi sarebbero venuti, però nessuno ti può dire: io con certezza scientificamente vincerò il campionato, a meno che non mi metti a disposizione cifre mirabolanti per la categoria. Allora a quel punto, se ne hai un'idea anche minima, ce la fai. Lui credo che intendesse, visto che era stato messo sotto torchio da noi proprio sulla questione dell'inesperienza, che tra l'altro la domanda dell'inesperienza che ho fatto io non è che riguardava esclusivamente Tamai. Sì, non è solo Pietro, la società. Riguardava io qui che volevo arrivare. Società, io no? Qui che volevo arrivare. Riguardava tutto l'insieme. Bravo. Di quello che era, bravo, la società. Ho detto: siete inesperti. Poi chiaramente lui ha risposto per sé. Per sé. È chiaro, chiaramente che nulla contro Pietro, io ho voluto rispondere per arrivare a quello che dice sempre Baldisserri. Baldisserri anche stasera ha accettato il punto. Il Rimini non si può accontentare, anche se Grassi magari quando è venuto anche da noi l'ha detto anche lui, di far aspettare i propri tifosi. Il prossimo anno bisogna vincere il campionato, se si vuole tornare. Non vincere, puntare. Ecco, puntare. Ma io credo che transizione voglia dire che puntare. Non ci sarà, visto che noi abbiamo fatto già 2 Serie D con Amati e con De Meis, abbiamo fatto 2 campionati di Serie D con una squadra che costava già come una squadra di Lega Pro ed era condannata per forza a vincere, tant'è che abbiamo fatto tante trasmissioni sulla qualità del gioco che la squadra esprimeva, ma molto in fretta siamo arrivati a capire che il campionato sarebbe stato vinto. Quando loro dicono transizione, io credo, mi auguro, penso di aver capito che si riferiscono a un campionato che non sarà di quel tipo lì. Me lo auguro. Del tipo, avremo una squadra competitiva, avremo una rosa valida, ma non vi aspettate una squadra che può uccidere il campionato con 20 punti di vantaggio da però, aprile. Però Emanuele, quel senso lì. Permettimi di dire una cosa, perché sì, io da casa l'ho valutata come ti ho fatto la domanda, la riflessione di Pietro, e da casa qui mi stanno scrivendo altri tifosi, ti sintetizzo, prendo questo messaggio di Claudio che ci scrive: è vero ciò che dice Emanuele, vedo per la città tante persone che seguono la squadra ma non vengono allo stadio, sì, e la domanda fatidica a cui non so rispondere è sempre questa: andiamo su, ma poi li hai i soldi per fare un campionato se non per vincere, per lottare tra le prime? Io rispondo: non lo so, perché faccio il tifoso e basta, e speriamo puntini puntini. Ah, io la risposta ce l'ho. Poi aspetta, aggiunge: vedo una certa impazienza in chi non segue più, quantomeno tornare più presto in Serie C. L'entusiasmo purtroppo si ricrea con i risultati e le vittorie in categorie più consone alla tradizione e alla storia calcistica del Rimini. Io la risposta ce l'ho. Cioè, se la domanda secca è: Grassi, preso singolarmente, ha i soldi per fare un campionato a vincere la Serie D come fece De Meis, come fece Amati? Secondo me no, ma te l'ha detto anche lui e l'ha ripetuto più volte. Lui vuole mettere in moto un sistema che ti porta a vincere i campionati di questo livello e ti porta probabilmente anche più in su. Ma lui vuole mettere in moto un sistema, lui non ha mai detto: io pagherò una squadra che vince il campionato.
Lui ha detto dall'inizio: io pagherò una squadra che vince l'eccellenza e per creare delle basi solide in Serie D parto apposta dall'eccellenza, perché so che lì c'è la spesa che è a portata della mia tasca e quella sono sicuro che la vinco. Sicuro, sempre nel calcio di sicuro, tra virgolette, sì, però sì, diciamo sì. Sicuro, lì sono sicuro che riesco a incidere e l'ha fatto perché il campionato è stravinto. Quando siamo in D, lui l'ha detto quando era qui da noi, ma l'ha detto anche tante volte prima, lui non ha una capacità economica tale per cui mette lì una cifra talmente importante che il Rimini avrà sulla Serie D lo stesso impatto che ha avuto in eccellenza. Certo. Quindi quando loro dicono campionato di transizione, credo intendano non ci sarà un campionato alla De Meis quando abbiamo vinto con, in aprile, no? Il campionato. Le immagini che vediamo lì. E non ci sarà neanche un campionato tipo quello che abbiamo vinto la volta prima con Amati. Ricordi che però De Meis fece anche parecchie spese pazzesche. Io mi ricordo che a ottobre, dopo la partita con l'Este, furono allontanate anche due sconosciuti presi tra l'altro da Pastore, sì. Non si sapeva neanche quale curriculum aveva, perché avevano tantissime, addirittura partite giocate anni prima in Serie C, poi sì. Gli ultimi due anni avevano fatto sì e no. Ecco, quello scordiamocelo, cioè, lì la risposta è secca. Cioè non avremo quel tipo di mercato, non avremo quel tipo di squadra. Ecco. Il punto mio di questo campionato di Rimini sono due le cose, due importanti. Prima di tutti, se Grassi metterà una mano al cuore, una mano al portafoglio per fare un grandissimo campionato. Uno è questo, punto interrogativo. Il punto interrogativo è l'esperienza. Io l'ho detto anche in altre volte, dirigenti alla loro prima battaglia che devono affrontare. Bisogna ammirarli per quello che hanno fatto, però non siamo in eccellenza ma siamo inseriti, grazie alla tua prima esperienza. Ho detto giustamente l'amico Tamai, anche lui la sua prima esperienza, vuoi fare un'esperienza, ma l'esperienza si deve fare a Coriano, si deve fare ai Tre Villaggi, ma non a Rimini. È quello che ti sto dicendo. A Rimini bisogna venire quando preparato all'altezza della situazione, oh, l'esperienza capito, però, non si fa a Rimini, a Rimini deve essere già preparato. È quello che ti e questo dicendo. È il punto che voglio dire io, esatto. Ma con tutto il rispetto. Esatto, il presidente, un grandissimo giocatore di vecchia data, Boldrini non so se partirà o rimane, non si sa, l'altro che è Pellegrini, Fabbri, team manager, sì, il team manager non si sa, rimane. Ecco, tutti ottime persone, bravi dirigenti, hanno fatto quest'anno un qualcosa di importante per portare Rimini in Serie D, ma il futuro è l'altro, l'esperienza, ecco qui. Viene il punto interrogativo, perché la parola transizione a me mi mette paura, perché il prossimo anno dobbiamo fare un campionato importante, a scegliere quali giorni andremo a fare. Se andiamo nel sud troveremo un Pesaro, un Fano, l'ho detto, un Ancona, una Isina, un Campobasso, una Vastese, Matelica, ma che siamo? Appunto. Non siamo a Faro o a Classe, è quello. Siamo in campi importanti e qui si vuole una squadra. Oh, mi domando e mi dico, i 2000 tifosi della Rimini Calcio quest'anno le faranno? Io prima aspetto no, secondo il mio punto di vista, la squadra, l'organico. Se l'organico è forte, i tifosi rispondono. Se l'organico non è forte, non è all'altezza, non vengono. Infatti, questo è il punto interrogativo. Infatti qui rispondono anche un po' a te, Emanuele, in D non servono soldi per comprare, serve gente che conosca il calcio. Un po' il riassunto che abbiamo fatto noi. Allora, facciamo una cosa, anche perché è giusto per i tifosi, anche per Luca, ripetiamo, grande campionato delle Rimini, omaggiamo anche i nostri campioni, andiamo a vedere quello che è successo ieri allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Faenza. Il servizio. Due sbelle all'andata che raddoppiano la rabbiatura del Rimini al ritorno, che travolge per 4-0 gli avversari che avevano sancito la prima delusione in campionato. Il Faenza non è l'avversario che morde e punge visto un girone fa e si comprende già dopo 60 secondi di gioco con Righini, libero di incunearsi in area avversaria e di piegare le mani all'uscia con un sinistro maledetto. Il gol è solo un benvenuto all'avversario all'estremo ospite che passerà un pomeriggio davvero infernale. Il Faenza è assente dal gioco e questo scaturisce l'ira dei biancorossi di casa che al 12° vedono respingere il tiro di Valeriani dal muro avversario, mentre il raddoppio arriva puntualmente al minuto 15. Signorini ruba palla, si vola verso l'area ma tira debolmente, la sfera termina sui piedi di Valori che dopo un rimpallo con il difensore avversario trova il pertugio giusto che batte per la seconda volta Lusa.
Il portiere sembrerebbe alzare già da subito bandiera bianca, ma non aveva fatto i conti con il ragazzo del Pony Express, un certo Allotti, bravo ad approfittare di un'uscita di Lusi su Bonaventura e a scavalcarlo con un pallonetto di testa, che non lascia scampo al Faenza, che nonostante riporti alla memoria le avvie di carriera di un certo Sergio Floccari, non scaturisce pietà nel terminale offensivo adriatico. Dall'altra parte Nigrini prova a reagire portando in Faenza pericolosamente dalle parti di Scotti, che si salva col piede prima dell'arrivo di Missinoli. Ma è solo una parentesi, a lotta lancia Guglielmo, in velocità devastante come non mai, ma il suo tiro è deviato in corner da un difensore. Preludio al gol che arriva 60 secondi più tardi, Righini dal corner, pennella per Brighi, che fa da sponda per la corrente Giua, che festeggia così il primo gol in carriera con questi colori. C'è gioia dunque anche per lui. Il Faenza si fa vedere con l'incornata di Jolle Melandi, che c'entra in pieno la traversa per poi tornare in campo. Ancora Fantini avanti, punizione dal limite di Mordini, schema per Fontana che calcia dal limite e trova la ribattuta di Scotti con i pugni. In chiusura di tempo, Bonaventura chiama la presa il portiere Lusa. Non cambiano le carte nella ripresa, partita già chiusa e già i titoli di coda, quantomeno il Faenza ci mette l'orgoglio con un tiro di Errani che sfiora la traversa. Riprende il monologo biancorosso, Valeriani fa partire un destro da poco fuori area, ma la mira non è quella giusta. Guglielmo fa tutto da solo sulla fascia sinistra, salta due avversari e dal limite prova anche il tiro, ma non da potenza e Lusa può bloccare a terra il suo diagonale. Attorno alla mezz'ora è la volta di Bonaventura che raccoglie l'assist di Guglielmo, ma spara alle stelle, mentre al 90° c'è tempo anche per la testa di Fabri che, servito dall'ottimo Guglielmo, di testa sfiora l'incrocio dei pali. Il Faenza vince l'andata, lascia al ritorno, mentre il Rimini raddoppia e si prende anche il Tris e il Poker. Non c'è due senza quattro, riportava il titolo del film dove erano protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, solo che oggi tali protagonisti sono stati in tutto e per tutti i giocatori biancorossi che meritano il nostro applauso. Ricordiamo anche un po' di notizie, sia extra che inerenti al Rimini. Sabato i ragazzi del calcio a 5 di Rimini, Serie C1, giocano una partita fondamentale a Flaminio, lo ricordiamo, ore 15 contro il Cavezzo, ovviamente ingresso libero, e quindi vi invitiamo tutti a partecipare, perché comunque una formazione romagnola della nostra città va sempre seguita. Ore 15, ingresso libero, ingresso ovviamente gratuito al Flaminio. Poi ricordiamo, intervento riuscito per Mattia Gabrielli, a quale rivolgiamo i nostri auguri per la pronta guarigione, recupero ok anche per Claudio Cola che oggi ha iniziato la fase riabilitativa in palestra con l'ausilio della ciclette. Poi ricordiamo anche che sono disponibili per la trasferta prossima contro il Faro solo 80 biglietti per i tifosi del Rimini, quindi affrettatevi. Adesso noi ci fermiamo un minuto e mezzo dando la linea alla pubblicità. Sì, c'è un dato che mi lascia perplesso nel comunicato che vi ho detto degli 80 tagliandi per i tifosi biancorossi. C'è scritto appunto nel comunicato che è arrivato intorno alle 18. I tagliandi saranno in vendita al botteghino dello stadio Romagnoli al costo di Euro 5. Emanuele, come si fa? Il problema è che i tifosi non possono autodisciplinarsi, salire in 80 e poi fare il biglietto lassù. No, ci arrivano 120 persone, chi sono i 40 che rimangono fuori? No. Cioè, cosa facciamo? Chi arriva prima meglio alloggia? O chi tardi arriva male alloggia? Io invito, visto che sicuramente la società, qualcuno si sta seguendo, contattate i vostri corrispettivi del Faro e sistematela, almeno va fatta la prevendita a Rimini, nel senso che chi si mette in moto senza biglietto accetta il rischio di rimanere fuori, ma in quei termini lì è un po' pericolosa secondo me la cosa, nel senso che si possono creare delle situazioni poco simpatiche. Sì, anche secondo me, infatti vedevo adesso proprio il comunicato arrivato alle 18, 80 posti, perché avevo tra l'altro già parlato con il direttore sportivo del Faro, è una bagarre, non si può arrivare allo stadio Romagnoli. Chi arriva prima prende il biglietto, no, non è possibile. Hai perfettamente ragione, vi invitiamo le due società a mettersi d'accordo su questo punto qui. Andiamo a sentire le interviste raccolte ieri dalla nostra Giorgia Bertozzi a fine gara. Allora, mister Mastro Nicola, è un Rimini che spazza via il Faenza, devo dire, lasciando proprio le briciole oggi agli avversari. Sì, abbiamo fatto una grossa gara, soprattutto i primi 30-35 minuti, credo devastanti. Siamo stati su ogni episodio, sia nel trovare i gol, sia nel costruire le palle da gol. Raddoppi, contrasti, tenuta atletica sin da subito e abbiamo indirizzato subito la partita dove volevamo, abbiamo continuato a spingere per tutto il primo tempo, forse concedendo 5 minuti agli avversari il primo tempo, stesso secondo tempo siamo stati molto bravi nel gestire la maggior parte delle azioni, sia nostre sia delle quelle poche
azioni che ha provato il Faenza a fare. Nonostante ancora qualche assenza, devo dire che oggi è una prova corale, come dicevo così con i tuoi ragazzi, forse una dei Rimini più belli e più vincenti, perché al di là appunto dei gol c'è stata una sola squadra in campo. Ha contato quel 2-0 subito all'andata, diciamo, per trovare insomma uno stimolo in più? Diciamo che ho fatto riferimento alla partita di andata solamente ieri. E qualche accenno stamattina, quindi non ho lavorato serenamente, ho lavorato molto concentrato sulla partita in sé per sé e su noi stessi. Poi tra ieri e oggi un piccolo accenno a quello che era successo all'andata ovviamente l'ho fatto a modo mio, e credo che i ragazzi abbiano capito qual era l'interpretazione da usare oggi con il Faenza, e credo che per mezz'ora, la prima mezz'ora l'hanno rivoltata tutta in campo, quello che gli avevo chiesto io stamattina. Con il tecnico Fiorentini del Faenza, questo 4-0, un Faenza un po' scioccato nel primo tempo, forse un 2-3 in 20 minuti, e poi c'è stato forse più poco da dire in questa partita. Sì, siamo usciti abbastanza intimoriti e abbiamo pagato, anche perché ci siamo fatti 3 gol da soli praticamente, quindi è stata proprio questione di timore. Si vedeva comunque la differenza di allenamenti, di categoria, però insomma penso che potessimo fare un po' meglio. Anche perché il Rimini aveva un po' il dente avvelenato, no? All'andata c'è stato questo 2-0 a vostro favore, forse c'era anche qualche motivazione in più al di là di una classifica che comunque forse per entrambi ormai insomma dice poco, o meglio si cerca di arrivare forse a fine campionato facendo il meglio possibile, però un po' i giochi sembrano fatti. Sì, la classifica per noi va bene perché siamo nati per la salvezza, quindi quello è e quello deve rimanere. Ecco qui, avete ascoltato appunto le dichiarazioni dei due tecnici. Parlavamo prima con Emanuele della situazione relativa ai biglietti, agli 80 posti rilasciati appunto dal Faro. Andiamo a scoprire nel servizio di Riccardo Giannini il prossimo avversario del Rimini, per l'appunto il Faro. Seconda classificata nella passata stagione nel girone B di promozione, il Faro Coop ha conquistato il prestigioso traguardo dell'eccellenza dopo anni di lotta nei campionati minori. L'obiettivo stagionale ancora da raggiungere è la salvezza. I biancoazzurri sono tra le formazioni in questo momento invischiate nella bagarre della zona calda. Il Rimini affronterà la trasferta allo stadio Romagnoli, nell'Appennino bolognese, trovando un ambiente piuttosto caldo e agguerrito. Non c'è solo la voglia di rivalsa verso una formazione dal passato nobile, ma anche la necessità di fare bottino pieno per ragioni di classifica. Lo scorso anno la compagine allenata da Cristian Cati ha messo in luce una vera e propria cooperativa del gol. 9 le reti messe a segno dal 26enne Mattia Lenzi, il cannoniere. 7 quelle a firma dell'attaccante Alessio Bicocchi e del centrocampista Gianluca Gaggioli. Una in più dell'attaccante Nicolas Costantini. Tutti giocatori dalla lunga militanza in maglia biancoceleste. Il Faro non può contare sui fenomeni come Ricchiuti e Scotti. Punta allora sulla coesione del gruppo e sul fattore appartenenza. Lo stesso allenatore Cati è in carica dal 2014-2015, dopo aver ricoperto il ruolo di vice con Marco Zanini. In pratica i due si sono scambiati i ruoli. I portieri sono giovani di belle speranze, il 20enne Michael Crocco e il 18enne Filippo Bentivogli. In difesa il fattore esperienza è nei piedi del 31enne Riccardo Bertusi e dei 24enni Daniele Lenzi e Michael Costantini, quest'ultimo impiegato anche a metà campo, dove il faro, nel vero senso della parola, è il 33enne Gianluca Gaggioli, con il 28enne Alessio Lucchi a fare da chioccia a compagni di reparto molto più giovani. Luca, toglimi una curiosità. L'anno scorso eri a Miramare. Come mai c'è stato un percorso di carriera dove ti sei bloccato e a un certo punto cosa hai pensato? Di continuare a fare il calciatore oppure no? Ma diciamo ho attraversato un momento un attimo particolare. Ero partito col tutto cuoio in ritiro comunque precampionato e poi per altri motivi anche extra calcistici ho deciso di tornare indietro e mi sono diciamo accasato a Miramare con altre idee. Poi quest'anno c'è stata questa sfida, diciamo, stimolante per rimettersi in gioco. È venuta fuori un po', sempre come dicevo prima, la parte anche del tifoso, perché a me, come si parlava dei riminesi, dà un po' fastidio vedere il Rimini
in questa categoria, quindi avere la possibilità di dare una mano a tirarlo più in su non ci ho pensato due volte. Eri tra l'altro, quando ci siamo sentiti per telefono prima che i Rimini ti contattassero, eri già pronto con la valigia per trasferirti addirittura all'estero, se non sbaglio. Sì, per un progetto familiare, diciamo, fuori Italia, e quindi ero coinvolto un po' in questa cosa. Poi appunto la testa, ma soprattutto il cuore, mi ha fatto fare questa scelta e sono contento in questo momento della scelta fatta e anche più convinto di continuare a mettermi in gioco e di riprendere magari qualche categoria proprio con questa maglia. E quindi questa, diciamo, è stata la scelta e poi che mi ha portato a tornare. Qualche anno fa da Rimini fu scelta come campagna pubblicitaria per quel che concerne la campagna abbonamenti, con la D fu fatto il gioco distruggiamola. Questa squadra per la D potrebbe davvero, con questa squadra con la D la potreste distruggere secondo voi? Ma magari... Passami la battuta. Sì, no, non è facile, come si parlava prima, la Serie D è un altro tipo di campionato, ci sono campi e piazze importanti. E poi comunque l'ho vissuta io ed è sempre difficile vincere un campionato perché passano mille fattori al di là. L'anno che poi noi abbiamo avuto la promozione in Serie C, ci siamo arrivati tramite i play-off e non è stata facile perché poi ne sale solo una fondamentalmente e passano mille cose in un campionato. Io credo che però, come si parlava prima, comunque il direttore con tre, quattro innesti fatti con oculatezza e la gente che comunque d'esperienza già c'è, che qualche campionato ha fatto, come può essere Brighi, come può essere Scotti. Lo stesso tu, eh? Come io qualche campionato l'ho fatto anche di Lega Pro e quindi l'amalgama, appunto si parlava di partire dall'eccellenza, prima ha fatto un po' male, però ha costruito qualcosa, una base più solida, perché purtroppo negli ultimi anni Rimini ha passato, cioè si ripartiva e poi si passava a un fallimento, non si iscriveva alla squadra, quindi magari a volte è anche giusto fare un passo indietro, e il presidente l'ha detto con umiltà, parto da una categoria in meno, cerco di costruire qualcosa per poi, come si diceva appunto anche prima, è un progetto diverso dagli ultimi che ci sono stati. Allora, abbiamo due minuti, velocissimo Renzo, se vuoi fare una domanda a lui, ma proprio velocissimo. Io vorrei fare una domanda all'amico Valeriani. Giocare il modulo come gioca il mister Mastro Nicola, con giocare con Valori, Arlotti e Bonaventura, con tre attaccanti, a me mi fa pensare che il campionato è debole, altrimenti con tre punti non si gioca. Secondo te la pensi e condividi con me? Anche perché Valeriani, con questi tre attaccanti, questo è il termine della parola, deve fare anche un bel culo. Sì, là in mezzo sia io, Righini o chi gioca, adesso io Righini negli ultimi tempi, anche perché Bacchiocchi ha avuto dei problemi, sicuramente c'è da correre, però non ci tiriamo indietro. Abbiamo avuto il problema dei trequartisti, perché sia Adrian che Sasha Cicarevic hanno avuto dei problemi, quindi non a disposizione. Però credo che anche lo stesso Bonaventura, che nelle ultime due partite sta facendo lui il trequartista, ci dia una bella mano anche nel rincorrere, nel sacrificarsi, come prima faceva Sasha, una cosa che il mister chiede. Quindi ce la possiamo permettere perché appunto ci sacrifichiamo un po' tutti. Siamo anche perché il campionato è debole, soprattutto. Sì, come dicevo prima, anche i 14 punti danno una mano a volte a lavorare. Alla scelta, bravissimo. A lavorare in modo diverso. Siamo addirittura d'arrivo, ringraziamo Emanuele Pironi, grazie Emanuele. Grazie a voi e buon compleanno mamma, che domani sera è il suo compleanno. Facciamo anche noi gli auguri alla mamma. Grazie a Luca Valeriani. Grazie a voi, un saluto a Gabrielli. Che appunto mi sono facciamo in bocca al lupo e migliori auguri. Grazie a Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. E noi ci vediamo sempre lunedì prossimo a partire dalle ore 20:45 con Sport Up.